Il terrore, che sarebbe durato per 28 anni, ma forse di più, ebbe inizio, per quel che mi è dato di sapere e narrare, con una barchetta di carta di giornale che scendeva lungo un marciapiede, in un rivolo gonfio di pioggia. La barchetta beccheggiò, si inclinò, si raddrizzò, affrontò con coraggio i gorghi infidi e proseguì per la sua rotta giù per Wycham Street, verso il semaforo che segnava l'incrocio con la Jackson. Le tre lampade, disposte in verticale su tutti i lati del semaforo, erano spente in quel pomeriggio d'autunno del 1957, e spente erano anche le finestre di tutte le case. Pioveva ininterrottamente ormai da una settimana e da due giorni si erano alzati i venti. Allora quasi tutti i quartieri di Derry erano rimasti senza corrente e l'erogazione non era stata ancora ripristinata. Un bambino in impermeabile giallo e stivaletti rossi correva allegramente dietro alla barchetta di carta. La pioggia era tutt'altro che cessata, ma la sua violenza si andava finalmente allentando. Tamburellava sul cappuccio giallo del bimbo e suonava alle sue orecchie come pioggia su una tettoia. Un rumore amico, quasi intimo. Il bambino con l'impermeabile giallo era George Danbrough. Aveva 6 anni. Suo fratello William, conosciuto fra i ragazzini della scuola elementare di Derry e anche fra gli insegnanti che mai avrebbero usato quel soprannome in sua presenza, come Bill Tartaglia, era a casa a smaltire i postumi di una brutta influenza. Nell'autunno del 1957, 8 mesi prima che l'orrore si manifestasse definitivamente e 28 anni prima dello scontro finale, Bill Tartaglia aveva 10 anni. Bill aveva confezionato la barchetta che Giorgio stava inseguendo. L'aveva fabbricata a letto, seduto con la schiena appoggiata a una pila di guanciali, mentre la loro madre suonava Für Elisa al pianoforte del salotto e la pioggia batteva senza posa contro il vetro della sua finestra. A 3/4 dell'isolato, scendendo verso l'incrocio dove c'era il semaforo spento, Wycham Street era interrotta al traffico dei veicoli da alcuni bidoni e 4 cavalletti dipinti d'arancione. La scritta stampigliata su ciascuno dei cavalletti avvertiva che erano di proprietà dell'assessorato ai lavori pubblici di Derry. Oltre la barriera, la pioggia era traboccata dai canali di scolo ostruiti da rami e sassi e grossi ammassi appiccicosi di foglie autunnali. L'acqua aveva dapprima scavato frammenti nella pavimentazione per poi strapparne via brani interi con voracità quando si era ancora al terzo giorno di pioggia. Nel primo pomeriggio del quarto giorno, larghi pezzi di copertura stradale traghettavano nell'incrocio della Jackson con la Wycham come zattere in miniatura. In molti, intanto, a Derry avevano preso a scherzare, parlando di arche con percepibile nervosismo. L'assessorato ai lavori pubblici era riuscito a tenere sgombra Jackson Street, ma Wycham era intransitabile dai cavalletti giù fino al centro cittadino. Tutti, però, convenivano che ormai il peggio era passato. Il Kenduskig aveva superato di poco gli argini nei Barren, rimanendo di pochi centimetri sotto il ciglio delle pareti di cemento del canale che ne convogliava le acque attraverso la cittadina. Attualmente una squadra di uomini, fra i quali c'era anche Zack Danbrough, padre di George e Bill, stavano rimuovendo i sacchetti di sabbia precipitosamente accatastati il giorno prima. L'alluvione, con i conseguenti gravi danni, era sembrata a tutti inevitabile. E Dio sa che non era la prima volta. Quella del 1931 era stata una vera sciagura, costata milioni di dollari e una ventina di vite umane. Era passato molto tempo, ma coloro che ricordavano erano ancora in numero sufficiente da spaventare gli altri. Una delle vittime dell'inondazione era stata trovata a Bucksport, 25 miglia est. I pesci avevano mangiato gli occhi, il pene e quasi tutto il piede sinistro di quel malcapitato. In ciò che restava delle sue mani stringeva ancora il volante di una Ford. Ora, tuttavia, la portata del fiume era in calando e con la costruzione della nuova diga a monte, quel corso d'acqua avrebbe smesso di rappresentare una minaccia. O così sosteneva Zack Danbrough, che lavorava per l'idroelettrica Bangor. E gli altri? Beh, che i posteri se la vedessero con le future inondazioni.
Al momento si trattava di resistere a questa, ripristinare la fornitura di energia elettrica e scordarsi la disavventura il più presto possibile. A Derry, lo scarico nel dimenticatoio di tragedie e disastri era quasi un'arte, come Bill Denbrough avrebbe scoperto nel corso del tempo. George sostò appena oltre i cavalletti, ai bordi di una voragine che si era aperta nell'asfalto di Wycham Street. Il crepaccio disegnava una diagonale quasi perfetta. Terminava sull'altro lato della strada, una quindicina di metri sotto il dosso in cima al quale George si era fermato. Rise forte, e quell'espressione di solitaria gioia infantile vibrò cristallina nel pomeriggio grigio, mentre un capriccio della corrente trascinava la sua barchetta di carta in una rapida, in scala ridotta, formata dalla spaccatura nell'asfalto. L'irruenza dell'acqua aveva dato origine a un flusso che scorreva lungo la diagonale, così la sua barchetta compì la traversata da un lato all'altro di Wycham Street, trascinata con tanta foga che George dovette correre a perdifiato per starle dietro. Onde di acqua limacciosa si aprivano da sotto i suoi stivali e le fibbie producevano un gaio tintinnio, mentre George Denbrough andava verso la sua strana morte. E il sentimento che lo colmava in quei momenti era amore semplice e puro per suo fratello Bill. Amore e una punta di rimpianto perché Bill non era potuto scendere con lui ad assistere a questo spettacolo. Senz'altro avrebbe cercato di descriverglielo quando fosse tornato a casa, ma sapeva che non sarebbe mai stato capace di farglielo vedere, come sicuramente Bill lo avrebbe fatto vedere a lui se si fossero scambiate le parti. Bill era un campione nel leggere e nello scrivere, ma nonostante la tenera età, George era abbastanza intelligente da capire che quello non era l'unico motivo per cui Bill aveva fior di pagelle e ai suoi insegnanti piacevano tanto i suoi temi. Il suo talento nel raccontare aveva un'importanza solo parziale. Bill sapeva vedere. La barchetta quasi sfrecciò nella corrente diagonale. Era solo una pagina strappata da quelle delle inserzioni del News di Derry e ripiegata ad arte, ma in lei George vedeva un moto silurante come quelle nei film di guerra che davano ogni tanto al cinema locale dove andava con Bill il sabato pomeriggio. Un film di guerra con John Wayne che combatteva contro i giapponesi. La prua della barchetta di carta sollevò spruzzi attraversando la via e raggiunse il canaletto sul lato sinistro di Wycham Street. Un fiotto improvviso superò il crepaccio nell'asfalto, dando origine a un gran gorgo, e per un attimo il bimbo credette che la barchetta ne sarebbe stata travolta. Si era piegata pericolosamente su un fianco, ma subito dopo la vide drizzarsi, voltarsi e ripartire verso l'incrocio. Mandò un grido di gioia e sgambettò alacremente per raggiungerla. Sopra di lui una tetra folata di vento scosse rumorosamente gli alberi, ormai quasi completamente alleggeriti del loro carico di foglie colorate, da una tempesta che quell'anno si era presentata nei panni di spietata mietitrice. Seduto nel letto con le guance ancora arrossate, ma la sua febbre come il Kenduskig andava calando, Bill aveva finito la barchetta. Ma quando George cercò di prenderla, gliela sottrasse. «Ora portami la paraffina! Che cos'è? Dov'è? In cantina, sullo scaffale in fondo alle scale!» rispose Bill. «In una scatola con scritto Gulf! Portami la scatola, un coltello e una scodella e dei fiammiferi». Ubbidiente, George era andato a procurarsi tutti quegli oggetti. Sentiva sua madre suonare il piano, non Fiore Lisa, bensì un altro pezzo che gli piaceva meno, troppo duro e complicato. Sentiva anche la pioggia che tempestava le finestre della cucina. Quelli erano suoni confortevoli, mentre dal pensiero della cantina non ricavava alcun conforto. Non gli piaceva la cantina. E non gli piaceva scenderne le scale perché si immaginava sempre che nel buio fosse in agguato qualcosa. Era sciocco da parte sua, naturalmente, così diceva suo padre e così diceva sua madre, e più importante ancora, così diceva Bill. Però
Non gli piaceva nemmeno aprire la porta per accendere la luce, perché aveva la fissazione, così squisitamente stupida che non osava rivelarla a nessuno, che mentre cercava l'interruttore, un orribile artiglio gli si sarebbe chiuso delicatamente intorno al polso per trascinarlo con uno strattone in quella tenebra che puzzava di sporco e bagnato e di oscure verdure putrefatte. Stupido! Non esistevano artigli ambulanti, tutti pelosi e carichi di odio omicida. Ogni tanto qualcuno dava fuori di matto e ammazzava un mucchio di persone, come raccontava talvolta Chet Huntley al telegiornale. Poi naturalmente c'erano i comunisti, ma non c'era un mostro misterioso insediato nella loro cantina. L'ipotesi, comunque, non era mai stata scartata del tutto dal suo intimo. Negli interminabili momenti durante i quali cercava a tentoni l'interruttore con la mano destra e stringeva il braccio sinistro come una morsa sullo stipite della porta, quell'odore di cantina pareva intensificarsi fino a riempire il mondo intero. Il puzzo della sporcizia e quello dell'umidità e quello di verdure marcite si fondevano in un unico tanfo, ineluttabile e inequivocabile, il tanfo del mostro, apoteosi di tutti i mostri. Era l'odore di qualcosa per cui non aveva trovato un nome. L'odore di It, acquattato nel buio e pronto a spiccare il balzo. Una creatura che avrebbe mangiato di tutto, ma specialmente affamata di carni di bimbo. Aveva aperto la porta quel giorno e aveva palpato la parete per un tempo interminabile a caccia di quell'interruttore, trattenendo lo stipite nella solita morsa, gli occhi ben strizzati, la punta della lingua sporta dall'angolo della bocca come una radichetta agonizzante che cerca acqua in una landa colpita dalla siccità. «Divertente? Come no, da morire! Guardati, Giorgi! Giorgi ha paura del buio, che bamboccio!» Le note del pianoforte venivano da quello che suo padre chiamava il soggiorno e sua madre chiamava il salotto. Sembrava musica di un altro mondo, lontanissimo, che risuonava alle sue orecchie, come le conversazioni e le risate su una spiaggia estiva, gremita di folla, risuonavano alle orecchie di un nuotatore spossato che lotta con la risacca. Le sue dita avevano trovato l'interruttore. Ah, lo scatto. E niente. Niente luce. «Oh, cribbio, non c'è corrente!» Giorgia ritirò il braccio, come da una cesta piena di serpenti. Indietreggiò dalla porta della cantina aperta, con il cuore che gli martellava nel petto. Non c'era corrente elettrica. Se n'era dimenticato. «Caspiterina, e adesso?» Doveva tornare da Bill a dirgli che non poteva prendere la scatola di paraffina perché non c'era corrente elettrica e aveva paura che qualcosa la acchiappasse sulle scale della cantina, qualcosa che non era un comunista o un pluriomicida, ma una creatura mille volte peggiore. Un essere che avrebbe fatto semplicemente sgusciare un appendice del suo corpo schifoso fra gli scalini per afferrargli la caviglia. Bella figura! Altri ne avrebbero riso, ma Bill certamente no. Bill si sarebbe arrabbiato. Gli avrebbe detto: «Quando ti deciderai a crescere, Giorgi? La vuoi questa barca o no?» Come per telepatia, Bill gridò dalla sua stanza. «Ehi, Giorgi! Che fine hai fatto?» «Arrivo, Bill!» gridò subito lui. Si massaggiò le braccia per far sparire la pelle d'oca provocatagli dalla paura. «Mi sono solo fermato a bere un sorso d'acqua!» «Vedi di sbrigarti!» Così scese i quattro scalini fino alla mensola con il cuore che era come un martello caldo nella gola e i capelli della nuca sull'attenti, gli occhi brucianti, le mani gelide, sicuro che da un momento all'altro la porta della cantina si sarebbe richiusa da sola, spegnendo la luce bianca che arrivava dalle finestre della cucina e che allora lo avrebbe sentito, una cosa peggiore di tutti i comunisti e gli assassini del mondo, peggiore dei giapponesi, peggiore di Attila l'Unno, peggiore di qualunque cosa in 100 film dell'orrore. L'avrebbe sentito ringhiare, un ringhio sordo in quei pochi secondi di follia prima che gli saltasse addosso e gli squarciasse le viscere. L'odore di cantina era più nauseante che mai quel giorno a causa dell'alluvione.
La loro casa si trovava in cima a Wycham Street, vicino al culmine del colle, perciò erano scampati al peggio. Tuttavia, laggiù, sul fondo, stagnava l'acqua che era filtrata dalle vecchie fondamenta di pietra. L'odore era insinuante e sgradevole e ti faceva venir voglia di respirare il meno possibile. George rovistò in tutta fretta tra gli oggetti sulla mensola. Vecchie scatolette di lucido da scarpe e stracci per lucidare. Una lampada al cherosene rotta, due flaconi quasi completamente vuoti di Windex, una vecchia scatola piatta di cera. Per qualche ragione quest'ultima lo colpì, perciò contemplò per quasi 30 secondi la tartaruga disegnata sul coperchio in una sorta di stupore ipnotico. Poi la lasciò ricadere sulla mensola. Ed eccola, finalmente, una scatola con scritto Golf. L'afferrò e risalì di volata le scale, accorgendosi solo allora di avere la camicia fuori dei pantaloni, e a un tratto fu sicuro che la camicia sarebbe stata la sua rovina. La cosa che viveva in cantina gli avrebbe permesso di arrivare fin quasi alla soglia, per poi afferrarlo per il lembo della camicia e trascinarlo giù, e poi giunse in cucina e si avventò sulla porta per richiuderla. Sbatté, provocando uno spostamento d'aria. Vi si appoggiò contro con gli occhi chiusi, ricoperto di un sudore freddo, la scatola di paraffina stretta nella mano. La musica del pianoforte si era interrotta e udì la voce dolce di sua madre. Georgie, potresti sbattere quella porta un po' più forte la prossima volta? Con un po' di buona volontà dovresti riuscire a rompere qualcuno dei piatti della credenza gallese. Scusa, mamma. Georgie, sei il solito... sibilò Bill dalla sua camera. Aveva parlato a voce bassa in modo che la madre non udisse. George ridacchiò. La sua paura era già svanita, scivolata via come si dissipa un incubo nella mente di un uomo che si risveglia ansimante, acquista coscienza del proprio corpo e si guarda intorno per assicurarsi che nulla di quanto ha vissuto è veramente successo, e comincia subito a dimenticarsene. Metà scompare quando posa i piedi sul pavimento. Un altro quarto è svanito quando chiude l'acqua della doccia e comincia ad asciugarsi. Il resto se ne va ora che ha finito di fare colazione. Tutto sparito, fino alla prossima volta, quando nella morsa dell'incubo tutte le paure saranno ricordate. Quella tartaruga, pensava George mentre andava ad aprire il cassetto in cui erano conservati i fiammiferi. Dove ho già visto una tartaruga come quella? Non trovò risposta e se ne disinteressò. Trovò la scatoletta dei fiammiferi, prese un coltello dalla rastrelliera, inclinando all'esterno il bordo affilato della lama come gli aveva insegnato suo padre, e una piccola scodella dalla credenza gallese in sala da pranzo. Poi tornò alla stanza di Bill. «Che buco sei, Georgie!» balbettò Bill. Spinse da parte tutti gli accessori da malattia che ingombravano il suo comodino. Un bicchiere vuoto, una caraffa d'acqua, fazzoletti di carta, libri, un flaconcino di Vicks Vaporub, il cui odore Bill avrebbe associato per tutta la vita a bronchi catarrosi e nasi mocciosi. Poi c'era anche la vecchia Filco, che non suonava Chopin o Bach, ma Little Richard. Piano piano, però, così sommessamente da soffocarne tutta la cruenta ed elementare energia. La loro madre, che aveva studiato piano classico a Juilliard, detestava il rock and roll. Non è che non le piacesse, ne era addirittura stomacata. «Non sono un buco», protestò George sedendosi sulla sponda del letto di Bill e posando sul comodino quello che aveva portato. «Sì che lo sei», insiste Bill. «Nient'altro che un gran buco marrone. Ecco che cosa sei». George cercò di immaginarsi un bambino che non fosse altro che un gran buco su due gambe e cominciò a ridere. «Il tuo buco è più grande della città», disse Bill cominciando a sghignazzare a sua volta. «Il tuo buco è più grande di tutto lo Stato», rispose George. Questo li tramortì entrambi di risate per quasi 2 minuti. Seguì una conversazione bisbigliata di quelle che possono avere significato solo per i bambini. Accuse reciproche su chi era il buco più grande, chi aveva il buco più grande, quale buco fosse il più marrone e così via. Finché Bill pronunciò una delle parole proibite, accusando George di essere un gran buco marrone e merdoso. Allora le risate divennero fragorose.
Poi il riso di Bill si trasformò in un accesso di tosse. Proprio quando gli stava passando, e ormai la faccia di Bill aveva assunto un color prugna che suscitava una certa preoccupazione in George, la musica del piano cessò di nuovo. Guardarono entrambi in direzione del salotto, in attesa di udire il cigolio del panchetto che veniva sospinto, e i passi impazienti della madre. Bill si coprì la bocca con il braccio, soffocando l'ultimo colpo di tosse e indicando contemporaneamente la caraffa. George gli versò un bicchiere d'acqua che tracannò subito. La musica del piano riprese, di nuovo Fiorelisa. Bill Tartaglia non avrebbe mai dimenticato quel pezzo e anche a distanza di molti anni gli avrebbe fatto ancora accapponare la pelle delle braccia e della schiena. Avrebbe provato un tuffo al cuore e avrebbe ricordato: «Mia madre lo suonava il giorno che morì Giorgi». «Hai intenzione di tossire di nuovo, Bill?» «No». Bill prese un fazzoletto di carta dalla scatola e sputò nel Kleenex che poi attorcigliò e gettò nel cestino accanto al letto, già pieno di altre analoghe confezioni. Poi aprì la scatola di paraffina e si lasciò cadere nel palmo della mano un cubo di sostanza simile a cera. George lo osservò attentamente, ma senza parlare o far domande. A Bill non piaceva che George parlasse quando era al lavoro, ma George aveva imparato che se teneva la bocca chiusa, di solito suo fratello gli spiegava che cosa stava facendo. Bill si servì del coltello per staccare una scaglia dal cubo di paraffina. Posò il pezzetto nella scodella, accese un fiammifero e lo avvicinò alla paraffina. Insieme osservarono la fiammella gialla mentre il vento, che si stava indebolendo, spingeva la pioggia contro la finestra in scrosci irregolari. «Bisogna impermeabilizzare la barca, altrimenti la carta si bagna e affonda», spiegò Bill. Quando era in compagnia di George, la sua balbuzia era meno evidente, tanto che talvolta non balbettava affatto. A scuola invece si aggravava notevolmente, anche al punto che non riusciva più a parlare. In quei momenti i compagni di Bill tacevano imbarazzati, guardando altrove mentre lui, aggrappato al banco, con la faccia rossa quasi quanto i suoi capelli e gli occhi ridotti a due fessure sottili, si sforzava di spremere una parola dalla gola ostinatamente chiusa. Qualche volta, il più delle volte, ce la faceva. Altre volte la parola si rifiutava semplicemente di uscire. Era stato investito da un'automobile all'età di 3 anni e scaraventato contro il muro di una casa. Era rimasto svenuto per 7 ore. Sua madre sosteneva che era quell'incidente ad aver causato la balbuzie. George, però, aveva la sensazione che suo padre e lo stesso Bill non ne fosse altrettanto sicuro. Il pezzetto di paraffina si era quasi completamente sciolto nella scodella. La fiammella si rimpicciolì, tingendosi di azzurro negli ultimi palpiti intorno allo stecchino di cellulosa pressata, e finalmente si spense. Bill immerse il polpastrello nel liquido e lo estrasse di colpo con un lieve sibilo. Rivolse a George un sorriso un po' imbarazzato. «Scotta!» disse. Dopo qualche secondo provò di nuovo con miglior fortuna. Cominciò a spennellare la paraffina sui lati della barchetta, dove si raddensava velocemente in una pellicola lattiginosa. «Posso farne un po' anch'io?» domandò George. «Ah, d'accordo, sta solo attento a non farla cadere sulle coperte o la mamma ti scuoia». George intinse il dito nella paraffina, che ora era molto calda ma non scottava più, e cominciò a spargerla sull'altro lato della barchetta. «Ma non così, è troppa! Lo vedi che buco che sei?» esclamò Bill. «Vuoi che affondi appena varata?» «Scusa, di meno, mettine di meno». George terminò l'operazione sul suo lato, quindi prese la barchetta fra le mani. Era più pesante di prima, ma non molto. «Troppo bella!» commentò. «Vado fuori a farla navigare!» «Sì, fai così!» mormorò Bill. All'improvviso sembrava stanco. Stanco e non del tutto ristabilito. «Peccato che non puoi venire anche tu!» si rammaricò George. Gli dispiaceva davvero. Alla lunga, Bill era capace di fare anche il prepotente, ma aveva sempre delle idee brillanti ed era raro che lo picchiasse. «In fondo, la barca è tua». «Nave», lo corresse Bill. «Questa è una nave, non una barca». «La nave, allora?» «Anche a me piacerebbe venire», rimpianse mestamente Bill. «Beh», George spostò il peso del corpo da una gamba all'altra, con la barchetta fra le mani.
Vestiti bene, gli raccomandò Bill, se no finisci a letto con l'influenza come me, anche se tanto la prenderai lo stesso dai miei germi. Grazie, Bill, è una bella nave. E fece una cosa che non faceva più da molto tempo, una cosa che Bill non avrebbe mai dimenticato. Baciò suo fratello sulla guancia. Adesso non puoi fare a meno di prenderla, buco che sei, lo rimproverò Bill, ma si vedeva che aveva apprezzato il suo gesto e gli sorrise. Rimetti anche tutto a posto o la mamma ci pianterà una grana. Certo. George raccolse l'attrezzatura per l'impermeabilizzazione e attraversò la stanza con la barchetta appollaiata in equilibrio precario sulla scatola della paraffina, infilata per traverso nella scodella. Georgie? George si voltò a guardare il fratello. Sii prudente. Sicuro? Corrugò lievemente la fronte. Quelle erano raccomandazioni che venivano dalla mamma, non dal fratello maggiore. Quelle parole gli sembrarono strane come il bacio che gli aveva dato lui poco prima. Sicuro che sarò prudente. Uscì. Bill non l'avrebbe mai più rivisto. Ora era lì a rincorrere la sua barchetta giù per il marciapiede sinistro di Wycham Street. Correva veloce, ma l'acqua fluiva più veloce ancora e la barchetta guadagnava terreno. Udiva un rombo cupo, via via più distinto, finché vide che 50 metri più in basso il torrentello lungo il ciglio del marciapiede precipitava in una cascata dentro un'apertura di scarico ancora funzionante. Era una bocca larga e semicircolare scavata nello zoccolo del marciapiede. In quel momento, proprio sotto gli occhi di George, un ramo scorticato, nero e lucido come pelle di foca, imboccò le fauci dello scarico. Indugiò per un attimo e scivolò giù. Lì era diretta la sua barca. «Oh, merdaccia!» proruppe sconcertato. Arrancò con maggior lena e credette per un attimo che avrebbe raggiunto la barchetta, ma scivolò e finì lungo e disteso, sbucciandosi un ginocchio e gridando per il dolore. Da questa nuova prospettiva, a livello del marciapiede, vide la sua barchetta ruotare su se stessa un paio di volte, cadere prigioniera di un altro gorgo e scomparire. «Merdaccia nera!» gridò di nuovo e batté il pugno sul marciapiede, e anche questo gli fece male, e così si mise a frignare un po'. «Che stupido modo di perdere la barca!» Si rialzò e arrivò fino allo scarico. Qui si inginocchiò a sbirciare giù. L'acqua precipitava nell'oscurità in uno scroscio sordo. Era un rumore da brividi. Gli ricordava. Ah! L'esclamazione di terrore gli uscì insopprimibile, come ai pupazzi ai quali si tira una cordicella per farli parlare. Si ritrasse in tutta fretta. C'erano un paio di occhi gialli là dentro, come quelli che aveva sempre immaginato ma mai veramente visto in cantina. «È un animale», pensò confusamente. «Tutto qui, un animale, magari un gatto rimasto imprigionato». Comunque era pronto a darsi la gamba e così avrebbe fatto in un secondo o due dopo che la sua centralina mentale avesse assorbito il trauma provocatogli da quei due brillanti occhi gialli. Sentiva la superficie ruvida del catrame sotto le dita e il flusso leggero dell'acqua fredda che vi passava in mezzo. Si vide alzarsi e indietreggiare, e fu allora che una voce gli parlò da dentro lo scarico. Una voce assolutamente plausibile e piuttosto simpatica. «Salve, Georgie!» George sbatté forte le palpebre e guardò di nuovo. Faticava a credere a quel che vedeva. Sembrava il personaggio di una storia o di quei film nei quali si sa che gli animali balleranno e parleranno. Se avesse avuto 10 anni di più, non avrebbe creduto a quel che vedeva, ma George non aveva 16 anni, ne aveva 6. C'era un clown nello scarico. La luce là dentro era molto fioca, ma bastava perché George Danbrew fosse sicuro di quel che vedeva. Era un clown, come quelli del circo o della TV. Per la precisione, era un incrocio fra Bozo e Clarabella. Quella
o quello. George non aveva mai capito se era maschio o femmina, che vedeva in un programma per bambini il sabato mattina. La faccia del clown nello scarico era bianca e c'erano buffi ciuffi di capelli rossi ai lati della testa pelata e c'era un gran sorriso da pagliaccio dipinto sulla sua bocca. Se tutto questo fosse avvenuto solo qualche anno dopo, George avrebbe certamente pensato a Ronald McDonald prima che a Bozo o Clarabella. Il clown aveva in mano un mazzo di palloncini di tutti i colori, come succulenti frutti maturi. Nell'altra teneva la barchetta di carta di George. «Vuoi la tua barca, Georgie?» gli sorrideva. George rispose al suo sorriso. Non poté farne a meno, perché quello del clown era un sorriso contagioso. «Certo!» rispose. Il clown rise. «Certo, mi piace!» «Va bene, è un palloncino?» «Oh, certo!» Allungò la mano e la ritrasse malvolentieri. «Non devo accettare regali dagli sconosciuti, me l'ha detto papà!» «Molto saggio il tuo papà!» si complimentò il clown nello scarico, sorridendo di nuovo mentre George si domandava «Come ho potuto credere che avesse gli occhi gialli?» Erano di un blu vivace e limpido, il colore degli occhi di sua madre e di quelli di Bill. «Molto, molto saggio. Vuol dire che mi presenterò. Io, Georgie, sono il signor Bob Gray, altrimenti noto come Pennywise, il pagliaccio ballerino. Pennywise, ti presento George Denbrough. George, questo è Pennywise. Ecco, adesso ci conosciamo. Non sono più uno sconosciuto per te e tu non sei uno sconosciuto per me, giusto?» George ridacchiò. «Immagino di sì!» Allungò di nuovo la mano e la ritrasse anche questa volta. «Come sei sceso laggiù?» «La tempesta mi ha soffiato via!» rispose Pennywise, il pagliaccio ballerino. «Tutto quanto il circo ha spazzato via. Lo senti? L'odore del circo, Georgie?» George allungò il collo. A un tratto sentì odore di noccioline. Noccioline arrostite ancora calde e aceto, di quello bianco che si spruzza sulle patatine fritte dal forellino nel tappo. E il profumo dello zucchero filato e delle ciambelle che friggevano nell'olio, insieme con l'odore più debole ma penetrante di sterco di animali selvatici. Sentiva anche l'aroma allettante della segatura. Tuttavia, sotto sotto c'era olezzo di alluvione e di foglie in decomposizione e di scure ombre di fogna. Questo odore era fradicio e marcio. Odore di cantina. Ma gli altri erano più intensi. «Puoi scommetterci che lo sento», rispose. «Vuoi la tua barchetta, Georgie?» domandò Pennywise. «Te lo chiedo di nuovo perché non mi sembra che ti stia poi tanto a cuore». Gliela mostrò, sorridendo. Indossava un costume largo, di seta, con grandi bottoni arancione. Una vivace cravatta color blu elettrico gli ricadeva mollemente sul davanti e alle mani. Aveva un paio di guantoni bianchi, come quelli di Topolino e Paperino. «Sì, certo», ripeté George, guardando nello scarico. «E un palloncino? Ne ho di rossi, verdi, gialli, blu. Volano?» «Se volano!» Il sorriso del clown si allargò. «Oh sì! E come! Volano! E c'è zucchero filato!» George allungò la mano. Il clown gli afferrò il braccio e George vide la faccia del clown trasformarsi. Ciò che vide allora fu tanto orrido che a confronto le sue più tetre fantasie sulla cosa in cantina perdevano ogni consistenza. La sua sanità mentale ne fu distrutta in un sol colpo.
Volano! Cantilenò la creatura nello scarico con una voce rauca e ridacchiante. Trattenne il braccio di Giorgio nella sua presa ferma e viscida e cominciò a tirarlo verso quella terribile tenebra dove l'acqua turbinava e ruggiva, tumultuando con il suo carico di detriti verso il mare. Giorgio torse il collo per allontanare la faccia da quell'oscurità senza ritorno e cominciò a strillare nella pioggia, a strillare furiosamente nel bianco cielo autunnale che si incurvava sopra Derry in quel giorno del 1957. I suoi strilli erano stridenti e acuti e in tutta Wycham Street la gente accorse alle finestre. «Volano!» ringhiò Lesser. «Certo che volano, Giorgi, e quando sarai qua giù con me, tu galleggerai!» La spalla di Giorgio urtò violentemente il cemento del marciapiede e Dave Gardner, che quel giorno non si era recato al suo posto di lavoro a The Shoebot a causa dell'alluvione, vide solo un ragazzino in impermeabile giallo, un bambino che urlava e si dibatteva contro il ciglio del marciapiede nell'acqua fangosa che ogni tanto gli lavava la faccia e faceva ribollire le sue grida. «Tutto qua giù vola!» bisbigliò la lurida voce sghignazzante e a un tratto ci fu lo schiocco di una lacerazione e contemporaneamente una vampata accecante di dolore. Poi George Denbrough non seppe più nulla. Dave Gardner fu il primo ad arrivare e anche se erano passati solo 45 secondi dal primo strillo, George Denbrough era già morto. Gardner lo prese per il dorso dell'impermeabile, lo trascinò nella strada e cominciò a gridare a sua volta quando il corpicino gli si rigirò fra le mani. Ora il lato sinistro dell'impermeabile di George era rosso vermiglio. Il sangue defluiva nello scarico dallo squarcio frastagliato in corrispondenza del braccio sinistro mancante. Orribilmente bianca, l'estremità arrotondata di un osso sporgeva dal tessuto strappato. Gli occhi del bambino erano fissi al cielo lattiginoso e mentre Dave tornava barcollando verso gli altri che scendevano a rotta di collo per la strada, cominciarono a riempirsi di pioggia. Sotto la strada, nel canale di scarico che era ormai colmo, quasi ai limiti della capacità, non poteva esserci nessuno laggiù, avrebbe esclamato più tardi lo sceriffo di contea a un giornalista del News di Derry, in un impeto di furia così angosciata da procurargli quasi dolore fisico. Anche un Ercole sarebbe stato trascinato via da quella corrente. La barchetta di carta di giornale proseguiva il suo viaggio veloce per stanze buie e lunghi corridoi di cemento, dove tuonavano ed echeggiavano le acque. Per qualche tempo navigò di pari passo con una gallina morta che galleggiava con le giallastre zampe da rettile rivolte al soffitto gocciolante. Poi, a una biforcazione a est della cittadina, la gallina prese a sinistra mentre la barchetta di George proseguì diritto. Un'ora più tardi, mentre la madre di George giaceva in un letto del pronto soccorso all'ospedale di Derry sotto l'effetto di un forte sedativo e mentre Bill Tartaglia sedeva stupefatto, pallido e ammutolito nel suo letto ad ascoltare i rochi singhiozzi di suo padre nel salotto dove la mamma stava suonando Führ Elise quando Giorgia era uscito. La barchetta fu proiettata da una feritoia come un proiettile dalla canna di una pistola e piombò giù per un canale di chiusa in un corso d'acqua senza nome. Quando 20 minuti dopo sfociò nella rabbiosa corrente del Penobscot in piena, nel cielo stavano apparendo le prime strisce di azzurro. La tempesta era finita. La barchetta beccheggiò e rollò e qualche volta imbarcò acqua, ma non affondò. I due fratelli l'avevano impermeabilizzata a dovere. Io non so se mai si sia fermata e dove. Forse raggiunse il mare e lì è rimasta a navigare per l'eternità, come la magica barca di una favola. Tutto quel che so io è che galleggiava ancora, cavalcando la cresta dell'inondazione, quando varcò i confini municipali di Derry, nel Maine, uscendo per sempre da questa storia.